Milano, per numero 10 Lady Gomez, per numero 11 Vittoria Romeo, per numero 12 Monica Brusser, per numero 18 Pina Napoletano, per numero 24 Sirena Lodetti, per numero 25 Laura Casale, per numero 33 Valentina Landri, il dinamico è forte Dylan Rupert. E adesso voglio sentire il bentornato da parte di tutti! Andrata Pulache, con il numero 3 Carla Palente, Martina Feule, con il numero 5 la piccola partiveraia Anna Giulia Cacciatore, con il numero 6 Rumore Bianco Enrica Portoli, con il numero 7 il solitario Chiara Paravano, con il numero 10 Profondo Rosso Martina Costa, con il numero 12 il capitano Soldato Sceglie Maria Baruzzella, con il numero 12 la gatta della Navetta Nera Rovina Arazzati, con il numero 13 la sulatica Francesca Panelli, con il numero 12 cuore di mamma Mara Bonomano, con il numero 16 Sven e Lass Benedè Luca, con il numero 18 Memole Francesca Spizio, con il numero 72 Galileo Federica Ferretti, e il tecnico come sempre Coach Patrizio Patrico. Ben trovati da Giovanni Mippinelli, siete in collegamento con il Pro Sport in Solera da Magnini, perché prende via il campionato di pallamano di fronte a Flaioni e Salerno per la prima giornata di questa Serie 1, seconda esperienza per la squadra di Patrizio Pacifico in questo campionato. Stava iniziando la partita, non sono qui da solo quest'oggi, c'è anche un esperto di pallamano, Maurizio Pronunzio. Buonasera Maurizio. Buon pomeriggio a tutti, buona partita. E la stagione inizia veramente con una partita super contro i campionessi d'Italia. La Flaioni non ha nulla a perdere, per cui è in bocca al lupo, vediamo quello che spettacolo ci danno. Diamo subito le formazioni, visto che manca pochissimo all'inizio del match. Il Salerno ha in formazione Ferrari, Trombetta, Dalla Costa, Motta, Desomma, Coppola, Gomez, Romeo, Pruster, Napoletano, Stellato, Lauretti, Casale, Landri, il tecnico Rupert, per la Flaioni, Bulacca, Feoli, Francesconi, Bartoli, Chiara Bonamano, Costa, Maruzzella, Ramassotti, Fanelli, Mara Bonamano, Di Luca, Spizzico, Ferretti, il tecnico come sempre Coach Patrizio Pacifico. Erika Maruzzella dovrebbe fare solamente panchina a questo match, visto che sta rientrando dal problema al crociato, ha dato una ferma per diversi mesi, è stata operata al termine dello scorso campionato, problemi anche per Francesca Fanelli che ha un problema alla cartilagine del ginocchio, una cosa diciamo tra virgolette cronica che ha avuto per diverse volte nella sua carriera. Ecco il starting seven della Flaioni con Ferretti, Chiara Bonamano, Crosta, Bartoli, Francesconi, Spizzico, questa è la sorpresa della formazione, e anche Romina Ramassotti tra i pali, l'acquisto che è stato effettuato dalla società in estate. Ecco anche le campionesse d'Italia del Salerno che hanno vinto anche la Supercoppa italiana qualche settimana fa contro il Conversano, una partita lottata, difficile, poi nel finale è riuscita a sbagliare la situazione la formazione bianco-blu. Pallone nelle mani di Memole, Francesca Spizzico per dare via a questo campionato, tutto è pronto, gli arbitri Pietraforte e Romana per dare via a questa sfida, il via è arrivato, è partito il campionato della Flaioni, è partito il campionato delle campionesse d'Italia del Salerno, il pallone giocato da Flaioni quest'oggi con un'inedita maglia bianca. Bartoli, Crosta, Chiara Bonamano, il verbe solitario gira nuovamente per Crosta che organizza nuovamente l'azione, si va verso sinistra dove c'è anche Francesca Spizzico in posizione praticamente di pivot, non... Francesconi davanti ma Spizzico in questo momento, ecco Francesca Spizzico, la classe 2001, Chiara Bonamano, poi Bartoli la larga per Martina Crosta, giornalista nazionale italiana, diventa nuovamente il pallone, passaggio per Bartoli, prova ad avanzare il tiro, Enrica Bartoli, il vantaggio della Flaioni, il primo gol realizzato dalla classe 86, subito attacco da parte del Salerno su Lecky Gomez, la cubana a giro questa parte per il tiro di Valentina Landri, fallo su di lei, Landri il centrale del Salerno, giocatrice
di assoluto valore. Pallone per l'Italia delle Coste, attenzione, lei ha fatto molto male a Conversano in Supercoppa Italiana, partita che abbiamo seguito sia io che Maurizio. Landry, palla per Gomez, Gomez decisamente in ombra per 50 minuti, se avessi giocato io sarebbe stata la stessa cosa. Erso inizia il gol su Leghi Gomez, aveva praticamente gufata questo match che state seguendo con gli occhi di Francesco Massarelli e Giordano Bonifazi, accorse qui al campo di via Barbananelli per seguire le vicende di questa Flavioni che seguiremo per tutto il campionato. Arrosta il pallone per Bartoli in posizione di terzino sinistro, va nuovamente per la centrale, classe 93, nuovamente Chiara Bonamano, Ferretti e poi Bartoli. C'è spizzico a organizzare l'azione, la palla verso sinistra, Arrosta, scivola la palla che poi non riesce ad essere giocata bene dalla Flavioni. Comunque ha conquistato il fallo Bartoli, profondo rosso Martina Acosta, Chiara Bonamano. Neo Flavioni quest'anno non ha Ravas che a causa della gravidanza ha dovuto lasciare la squadra. Chiara Bonamano, il tiro credo respinto dalla cubana Gomez che ha fatto da muro quasi pallavolistico l'avanzata di Dalla Costa, e l'area Dalla Costa realizza il gol del vantaggio per la Flavioni. Il terzino sinistro, la giocatrice pericolosissima di questo Salerno, giocatrice di Varese, classe 95, che fa parte della squadra lo scorso 19 gennaio, è arrivata in corsa dalla Costa tra le file del Salerno. Chiara Bonamano, la classe 95, il passaggio è per Martina Arrosta, ecco profondo rosso, la numero 10, Martina Arrosta, 2-2 il pareggio della Flavioni che sembra tenere al momento il Salerno, ma mentre sono passati solamente 3 minuti all'inizio di questo match, pallone per Gomez, Rovassotti alla Catanella della Vecianeta che ha deviato questo pallone, lo va a riprendere, lo lancia anche col braccio sinistro. Enrica Bartoli si controlla le scarpe, poi Martina Crosta che avanza, passaggio nuovamente per la compagna di squadra Chiara Bonamano. Ecco i tre tenori della Flavioni che organizzano questa azione. Vediamo se si va all'archi, Ferretti però viene marcata, Crosta dietro per Chiara Bonamano che avanza nuovamente il pallone per Bartoli, stoppato ancora Gomez, meglio in difesa che in attacco fino a questo momento. Diciamo 50 minuti di nulla in Supercoppa, poi negli ultimi 10 ha segnato 3 gol e ha praticamente consegnato la Supercoppa nelle mani delle giocatrici campane del Salerno. Salerno l'anno scorso praticamente non ha mai perso, ha fatto 2 pareggi nella finale, poi ha vinto gara 3 contro il Conversano. Chiara Bonamano, Monica Pruster, portiere della nazionale, ha deviato questo pallone su Leghi Gomez. Landry Dalla Costa allarga il pallone per Pina Napolitano. Da questa parte c'è l'azione, va a terra il rigore per il Salerno, tiro dai 7 metri, fallo subito da Rita Trombetta, giocatrice, uno dei pochi acquisti di questo Salerno quest'anno, giocatrice della nazionale italiana. Gomez si prende il tiro dai 7 metri, Gomez contro Ravassotti, scontro tutto latinoamericano. La rete di Suleki Gomez che porta il Salerno sul 3-2. Maurizio, la Flavioni che sta cercando di tenere fino a questo momento? Ma diciamo che la partita l'ha impostata bene, attacco prolungato, incroci e tiri improvvisi. Chiaramente in difesa soffrono la fisicità sia della Gomez che dell'altro centrale e Landry. Quindi hanno delle difficoltà sul marcamento uno contro uno. Comunque insomma, primi 5 minuti 3-2 per il Salerno, diciamo che la partita sta anche andando meglio di quello che mi aspettassi. C'è stato uno scontro tra Chiara Bonamano e Coppano, ma l'arbitro si è andato a lamentare con Gomez per la marcatura che stava avendo nei confronti, credo, di Martina Arrosta. Vediamo Gomez che va su Bartoli, ma anche su Crosta, segue i dettami tattici di Neven Rupez. Bartoli, però tira praticamente di colonnello pallanuotistico e conquista il fallo semplice per la Flavioni. Francesca Spizzico per la battuta di questo fallo dalla linea tratteggiata, passaggio per Chiara Bonamano, ancora di impostare la Flavioni che va a sinistra, riga Bartoli, si difende tutto dietro al Salerno, cosa che ha fatto il Conversano contro il Salerno in Supercoppa, una difesa tutta dietro. Crosta con un sottomano, una specie di tiro a virgola, possiamo dirlo. Da questa parte Landry, gol sbagliato, gol subito, e Valentina Landry punisce la Flavioni, giocatrice
gioca centrale ma è molto veloce e sa fare male con le sue penetrazioni, l'abbiamo visto proprio in questo momento, lo fa spesso questo tipo di gioco. Poi Mettialandra ha anche una storia intensa alle spalle, magari ne parleremo in qualche pausa. Chiara Bonamane e Ferretti, Calimero ha passato il pallone nuovamente a Martina Rosta, la Faioni cerca di mettere sotto il Salerno, molti passaggi, Bartoli avanza, rumore bianco, fallo in attacco, passi commesso dalla Flavioni. Secondo te la Flavioni quanto potrebbe rimanere attaccata a questo Salerno? Se non fanno tantissimi errori in attacco, penso che potrebbero dare del filo da torcere al Salerno, anche e soprattutto nel secondo tempo, perché penso che fisicamente sono ben preparati dall'allenatore Patrizio Pacifico. Gomez dalla costa, Landri allaga per Trombetta e c'è stata l'invasione nell'area di porta da parte di Lino Trombetta, quindi il gol non vale, si riprende, vedete con Crosta che ha organizzato l'azione già nella sua metà campo difensiva, Crosta riprende il pallone anche se in maniera un po' difficoltosa, passaggio da parte di Chiara Bonamane, comunque lamenta un dolore, continua a giocare la classe 95, ex nazionale giovanile, nazionale assoluta invece Martina Crosta, Bartoli, Clay, nazionale giovanile, Chiara Bonamano, Crosta, Barton, ancora l'azione del fallo in attacco, entrata nell'area di porta Francesca Spizzico, per cui possesso per il portiere altoatesino Pruster del Salerno. Ci sono i tifosi a tifare per la squadra campana, è successo già l'anno scorso qui a Passport Insegnata Magna, cosa consueta per quanto riguarda la compagine bianco-blu, oggi vestita con un verde abbastanza chiaro. Gomez dalla costa, anzi era Landri che era sulla sinistra, il fallo ai danni di Napoletano che va a giocare, riprende l'azione, passaggio su Coppola, promozione titolare questo match per il Salerno, tutte e sette sono quelle, davanti va a terra il rigore commesso da Chiara Bonamano, va fuori per due minuti, no, giallo solamente, tiro dei 7 metri per il Salerno, fallo come detto effettuato dal Verme Solidale, Gomez si prende il tiro dei 7 metri, Gomez contro la Massotti. Romina Ramassotti che para il rigore sul 4-2 per il Salerno. Grande diversione questa, ha capito quello che sta facendo Gomez. Beh, un portiere con una buona esperienza anche a livello internazionale, è ben piazzata, copre molto lo spazio, chiaramente anche per la sua stazza fisica, ma è veloce. Devo dire che la Flavioni ha iniziato con un buon piglio difensivo, sta mettendo in difficoltà con questa 6-0 in uscita la compagine del Salerno. Adesso trappa il gol di Gomez che apporta il Salerno su 5-2. Chiaramente devo dire che l'importante è non sbagliare in attacco. Federica Ferretti colpisce il palo, incredibile occasione sbagliata, Federica Ferretti, cioè sta sfortunata più che sbagliata, possiamo dirlo chiaramente, peccato, è andata con pieno vigore la classe 98 su quella palla che non, però non è andata verso la porta avversaria. Gomez, Trombetta, Zuleiki Gomez, la giocatrice cubana, come detto, classe 94 di La Habana, tra l'altro Gomez, mentre attendiamo un altro arrivo dal Centro America, ovvero il tiro, il gol realizzato da Dalla Costa, Ilaria Dalla Costa porta sul 6-2 il Salerno. Arriverà martedì o mercoledì a Civecchia Iraldo, Sheila Iraldo, un forza importante, dovrebbe giocare già sabato prossimo a Casalgrande che sarà il prossimo impegno da Feoni in questo campionato, poi sfida casalinga difficile contro la neopromosso Terzo che ha fatto tante acquiste tra cui Duran l'anno scorso, capocannoniere di questo campionato, la maglia del Conversano. Ferretti dietro per Martina Crosta, passaggio perché la Bonamano si è spostata dal suo asse Mancino, quest'anno giocherà molto di più terzino forse che la Bonamano rispetto all'anno scorso visto con Cerravas, anche se può andare a ricoprire quella zona è di terzino destro Mancino, anche Iraldo, anche se è di mano destra. Bartoli, il tiro, Riga! Bartoli! E siamo 6-3. La Feioni accorcia le distanze, va sul meno 3. Gomez. Velocità su rimessa che ci hanno.
pallone per Sulei Gomez in mezzo, il tiro e il gol di Pina Napoletano che porta il Salerno sul 3-3. Anche su rimessa da gol preso il Salerno riesce a fare una un'azione velocissima, come se fosse quasi di seconda fase o mezzo contropiede, per cui arrivano con una velocità estrema sulla difesa avversaria e con due o tre passaggi riescono a smarcare il pivot o il terzino posto in tiro. Sì, una squadra che sa gestire molto i ritmi durante la partita, sa quando attaccare, sa quando far passare il tempo. Bartoli, il tiro, il fallo nonostante la parata di Monica Pruster, che c'era arrivata la giocatrice della nazione italiana, che ha vinto anche tre scudetti, due supercoppe in passato, grandi prestazioni anche l'anno scorso al concentramento di Siracusa con Israele e Portogallo con la maglia nazionale italiana. Chiara Bonamano, la conclusione è flebile, forse è stato leggermente intercettata Chiara Bonamano in questa situazione. Trombetta addosso a Ravassotti che viene colpita. Il piazzamento del portiere. Benissimo, benissimo, anche se il trombetto è andato al massimo. Crosta troppo larga, forse Anna Giulia Francesconi. Benissimo Anna Giulia, la piccola femmiferaia che è andata in rete per il gol del 7-4. Faioni che accorcia di distanza, sono passati quasi 12 minuti dall'inizio di questo incontro. Faioni che cerca di venire in scia. Faioni ha cambiato difesa, sta giocando con un 5-1. Questo perché vogliono cercare di bloccare le partenze della Gomez sicuramente, infatti il 5-1 segue la giocatrice tecnicamente e atleticamente la più forte. Hanno fatto molto per questo momento Gomez e Trombetta. Dalla Costa, Landri, Trombetta, schiaccia verso il primo palo e beffa Ramazzotti. Questo è stato un errore del portiere, Ramazzotti sì. Si è allargata molto lasciando il primo palo scoperto e addirittura alzando anche la gamba. È stato diciamo un errore tecnico, un errore di piazzamento dall'ala, purtroppo ha concesso questo tiro semplice anche al Salerno. E purtroppo è arrivato questo gol, ma è arrivato anche il tamotto chiamato da Patrizio Pacifico che cerca di dare manforte alla squadra e cercare di non mollare. Dovrebbe essere una situazione importante già nei prossimi minuti, quantomeno per rimanere in scia. Fermi quest'anno se lo vuole giocare con tutta, anche se ovviamente sarà davvero difficile cercare di strappare punti alle formazioni che sono nella parte alta della classifica. Adesso a parlare il tecnico, tra parte invece c'è Neven Rupert, tra l'altro non so Maurizio se hai saputo l'ultima novità, che mercoledì per l'Istituto Pacifico sarà ospite della trasmissione di pallamano su Sport Italia, quindi si parlerà di Flavioni, si parlerà di Civitavecchia in questa trasmissione in tutta Italia. Beh, è una bellissima... un bellissimo evento per la nostra cittadina, ricordo che l'unico sport militante nella massima serie è la pallamano femminile. Siamo a ginnastica artistica. Ginnastica artistica, vabbè, certo, vabbè, diciamo sport di squadra, no? Di gioco in quel senso. Quindi ben venga, Patrizio è uno degli allenatori più giovani, secondo me avrà un grande futuro, per cui è importante anche portare avanti il buon nome della nostra cittadina. Della Flavioni. Si è ripresa a giocare, vediamo anche Fanelli con la giacca, cui praticamente non abbiamo visto che non scenderà in campo per questa partita, qualche minuto in più forse per Marussella potrebbe esserci in questa gara. Chiara Bonamano distende per Bartoli, poi c'è Martina Grasta profondo rosso ad organizzare l'azione, allarga il pallone per Francesconi, Anna Giulia, Francesconi per il gol del 8-5, accorcia le distanze la formazione di Patrizio Pacifico quando mancano 17 minuti al termine di questo primo tempo, con la Flavioni che prova ad andare in difesa adesso con Landri, passaggio per Gomez, Valentina Landri allarga per l'area della Costa, c'è la proposta da parte di Pina Napoletano davanti il fallo del Salerno che ha fatto infrazione di passi, possesso per le giallo-blu anche se quest'oggi in maglia bianca. Crosta, Chiara Bonamano, ancora Martina Crosta, Bartoli Crosta a organizzare questa azione. Attacco da parte della Saioni con il Salerno che si difende tutto dietro. Crosta forza un pochino di spazio, Chiara Bonamano e Bartoli. C'è Francesconi larga a sinistra. Francesconi che l'anno scorso ha giocato spesso come pivot alla prima parte di stagione visto l'infortunio di Erika Maruzzella. Quest'oggi gioca larga, posizione di ala.
Bartoli, Fruster, deviazione da parte del portiere del Salerno. Veloce la seconda fase da parte del Salerno che va con Valentina Landri, il tiro gol di Valentina Landri. Fa tutto da solo, vuole fare qualcosa in più la Flaioni in questa situazione per evitare, almeno far fare qualche passaggio alle giocatrici bianco-blu prima di andare verso la porta Civitavecchiese. Si sentono anche le urla dei tifosi, dei parassiti della Flaioni, il gioco viene fermato e c'è un giallo per Gomez, ammonita. Gioco scorretto nei confronti del nostro pivot. Da parte dell'arbitro Romana, che di Rieti, che ha deciso di ammonire la giocatrice cubana. Crosta Bartoli, Francesconi, quella Flaioni che viene in attacco di Lambanamale e Ferretti. Lo scambi, gli scambi, vedete, tra i giocatrici giallo-blu. Bartoli, fermata da Gomez, ancora chiaro a mano a mano Ferretti, ingaggia praticamente un catch con la giocatrice avversaria. Il gioco sulle ali per dare sfogo al centro ai tiri di Martina Crosta e di Bartoli. Se non riescono a allargare sulle ali, chiaramente loro fisicamente in difesa si stringono, sono molto alte ed diventa difficoltoso poi il tiro dai 10-11 metri. Dentro mano a Bonamano e fuori Spizzico, nel frattempo ci tiro di chiaro a Bonamano che costringe Brustran a metterla fuori, poi rimessa in gioco per le bianco-blu. Dentro mano a Bonamano che gioca come centrale, Crosta per spostarsi sul terzino e Francesconi come pivot, visto che si è liberato un posto su quella, anche se in questo momento c'è mano a Bonamano un po' sull'esterno, poi vedremo cosa accadrà in fase di attacco. Gomez dalla costa. Il tiro e il gol da parte di Pina Napoletano. Anche questo è stato un errore del portiere, ha lasciato libero il primo palo, si è spostata subito verso il centro, verso il secondo palo e anche qui ha preso il gol. Sono due gol dall'ala che prende sul primo palo il portiere. Dovrà curare forse meglio questo aspetto. Sì, Salerno che sta doppiando la Flaioni con Ravina Ramassotti che in questo momento guarda il punteggio dalla sua postazione. Marabana mano allarga cuore di mamma per Martina Crosta che si è spostata sull'ala, scivola il pallone a Marabana mano che poi non riesce ad arrivarci, l'intervento da parte di Ladia dalla costa e Gomez, adesso la spinta di Valentina Landri, attenzione al toccato di costa davanti, troppo lungo il passaggio verso Laura Casale che è entrata in campo in questo momento. 13:30 da giocare, attacca la Flaioni con Francesconi, il passaggio è per Mara Bonamano, nuovamente Francesconi, cuore di mamma, distende il gioco per Enrica Bartoli, attacca ancora la squadra di Patrizio Pacifico e guarda attonito il match in questo preciso momento. Chiara Bonamano falli in attacco, entrata una giocatrice nell'area di porta, credo Ferretti, se non vado errato potrei sbagliare, però fatto sta che c'è l'attacco da parte del Salerno che vede rientrare in campo Coppola, il capitano del Salerno, fuori Francesconi. In questo momento è dentro, è entrata veramente Spizzico, il tiro respinta il rigore, fallo difesa in area di Chiara Bonamano, sì. E quindi il rigore, fallo su Dalla Costa, davvero temibile anche quest'oggi, come ovvio che sia. Ilaria Dalla Costa e trombetta per questo rigore, giocatrice classe 96 di Napoli, tornata in squadra quest'anno, ex Estense. Il gol non ci arriva, Romina Ramassotti e siamo 12-5 per la formazione, anzi 11-5, chiedo scusa per l'errore, il vantaggio di 6 gol per quanto riguarda il Salerno. Chiara Bonamano e Mara Bonamano, lo scambio tra le due sorelle, differenza di 11 anni tra loro due, pallone dietro per Bartoli, troppo lungo per Chiara Bonamano. In attacco che non ci vogliono questi, sono errori che non devono... Devono curare questo aspetto anche durante la partita, anche quando sono stanche le nostre, devono cercare di non sbagliare questi fondamentali in attacco, perché è un'occasione persa, è un'occasione data all'avversario per fare un contropiede e per un attacco importante. Adesso Salerno molto attivo con i cambi di difesa attacco, vedete è entrato in campo anche Romeo, Vittorio Romeo, il tiro, Ramassotti la mette fuori con la manona sinistra, il tiro di Dalla Costa, ha controllato l'estremo difensore di Avellaneda, ex nazionale juniores argentina. Chiara Bonamano, Mara Bonamano, la classe 84 riprende il pallone, ecco la mamma di Leonardo, nuovamente a organizzare il gioco, Enrica Bartoli, ancora terzini e centrale ha controllati dalla il tiro incrocio dei pali clamoroso di Chiara Bonamano,
che ci ha provato col suo tiro potente il verme solitario. Gomez, Casale, gol, Laura Casale, siamo 12-5, il Salerno ha messo ormai la marcia migliore, avanti di 7 gol, dopo che nelle prime fasi vediamo la Faioni rimanere in scia. Cambio fuori da Massotti e dentro Bulache, quindi ingresso anche per la giocatrice italo-rumena. Chiara Banamano, Mara Banamano, Bartoli nuovamente Mara, Chiara per Mara, prova ad avanzare Mara, passaggio nuovamente per Chiara, deviazione da parte di un giocatore del Salerno, c'è ancora Enrica Bartoli, strattonata la sua maglia da parte di Valentina Landri, riprende il pallone da Giulia Francesconi, organizza l'azione della Faioni che va all'attacco nuovamente con Chiara Banamano, l'appoggio per Mara Banamano, prova ad avanzare, guarda di mamma dietro Chiara Banamano, la spinta della mancina, Enrica Bartoli, Pruster, ci arriva deviazione del portiere del Salerno. Vediamo l'attacco di Landri dalla costa, dalla costa Landri spesso si sovrappongono, lotta nel fango e la vince il Salerno. Il fallo ai danni di Gomez, le proteste del pubblico Civitavecchiese, anche se il fallo forse c'era. Vediamo anche Lauretti in campo per il Salerno, Siriella Lauretti sull'ala sinistra, su Leighi Gomez, Valentina Landri, Ilaria Dalla Costa, il tiro, palo e gol, 13-5, grande esecuzione da parte di Ilaria Dalla Costa, 3 gol per lei fino a questo momento, assieme a Gomez, capocannoniere di questa partita, il terzino sinistro del Salerno. 9-20 da giocare in questo primo tempo, Salerno 13, Faioni 5, 8 gol di scarto, insomma la situazione è attendibile per quanto riguarda questa sfida. Francesconi va a terra ma il pallone non lo prende, azione per le campane, vuole il pallone a Lauretti che arriva a questo momento ma è forse troppo tardi, Ferretti, con buona guardia Federica Ferretti, cambi, difesa attacco ancora per il Salerno, Landri tiene il pallone, Salerno vedete attende l'arrivo dei giocatrici che entrano per la fase d'attacco, Trombetta e anche Coppola, Gomez anche strade questa azione. Valentina Landri, 8:40 da giocare, fasi finali di questo primo tempo che state seguendo sempre con gli occhi di Francesco Massarelli e Giordano Bonifazzi. Trombetta, Gomez, passaggio sbagliato da parte di Landri che sarebbe un pochino con Trombetta. Pallone per le Civitavecchiesi con Mara Bonamano che esce dal campo, dentro Benedetta Di Luca, un terzino, fuori anche Chiara Bonamano, dentro anche Martina Feoli, gira molto la rosa, Coce Pacifico, permette a tutte di giocare contro i campionessi d'Italia. Sven Benassi per Martina Crosta, ancora riprende il pallone Benedetta Di Luca, lo scambio, avanza Crosta, Bartoli in due su di lei, la portano via praticamente come se fossero dei butta fuori, Landri ed anche Romeo. Non avendo fisicamente la Faioni un tiratore, diciamo un terzino, un centrale fisicamente adeguato per provare il tiro da lontano, sono costrette a, dopo aver manovrato, a cercare l'uno contro uno in penetrazione. La penetrazione centrale, Bartoli, Pruster! Vittoria Romeo porta 14 gol del Salerno. Quindi se il Salerno è attenta sull'uno contro uno fisicamente riesce a bloccare le penetrazioni individuali. Si riprende a giocare la rete della mancina, una delle mancine del Salerno. Lei quest'anno fino a questo momento ha dovuto dare il cambio, spesso a Rita Trombetta, anche se Romeo è una papabile titolare per quanto riguarda la formazione di Rupez, un tecnico di valida esperienza. Chiara Banamano e Ferretti, le due mancine per Crosta, arriva anche una Giulia Francesconi a classe 99, dietro per Chiara Banamano, Benedetta Di Luca viene fermata, Martina Crosta ancora può stare l'azione, nuovamente dietro per Sven Benassi, Chiara Banamano, il verme solitario, becca in faccia Gomez e va a terra Chiara Banamano, subisce il fallo, ancora a gioco per le maglie bianche che provano a venire avanti, 6:33 sul cronometro, anche l'appello per quanto riguarda questo primo tempo, ancora Martina Crosta, un coach pacifico che guarda questo match camminando avanti e indietro, Federica Ferretti, Chiara Bonamano, il tiro deviato da Dalla Costa, anzi era Trombetta che ha deviato, su Leighi Gomez, spostatasi sulla parte mancina del campo,
non perfetta. Da lontano non deve andare al tiro Chiara Bonamano, dovrà andare al tiro forse Benedetta Di Luca, che ha più caratteristiche da terzino e più potenza nel tiro. Quindi dovranno, oppure Francesconi venendo fuori o sganciandosi da pivot, dovrà provare a tirare un po' più da fuori, da lontano, per mettere in difficoltà la squadra magari e far liberare il pivot. O altrimenti giocare molto più largo e molto più ampio in velocità sulle ali. E questo tipo di gioco accentrato a tre tra Martina Crosta e Riga Bartoli e l'altro terzino consente al Salerno di giocare una difesa abbastanza semplice. Questa squadra deve trovare ancora automatismi dopo l'addio di Ravas, forse questa sì, un pochino sicuramente, sicuramente, ma io penso che non è, in ogni caso non è questa la partita che deve segnare la situazione. La Flavioni deve pensare a giocare partite importanti con le squadre diciamo con cui dovrà lottare per la salvezza o per una salvezza tranquilla, diciamo così, o cercare di arrivare tra le prime otto. Non è questa certamente la situazione. Con l'arrivo della portoricana sicuramente i meccanismi cambieranno, avranno una potenza di tiro maggiore, per cui potranno anche liberare le ali e il pivot e cambiare anche tipologia di gioco. Vediamo, Iraldo ha già fatto tutti i documenti, tutte le questioni di burocrazia, può giocare già sabato prossimo contro il Casalgrande, manca solamente la sua presenza qui a Cieca. Dentro Ferrari e fuori Brewster, come accaduto già nella Supercoppa italiana, l'ingresso in campo del portiere bolognese. Attacco quindi del Salerno con Rita Trombetta, ultimi 6 minuti di questo primo tempo, si va a larghi con il passaggio per Antonella Coppola, davanti c'è De Somma come pivot, Landri, Trombetta, gol, palla alla destra di Pulache e siamo 15-5, 10 gol di vantaggio per il Salerno. È la Gioia Francesconi, Federica Ferretti e Monica Proust, Elisa Ferrari che ha respinto il pallone. Ancora diversi cambi per il Salerno, Feoni non il massimo, anche la situazione emozionale gioca un brutto scherzo alla Flavioni, 5-20 da giocare, primi 10 minuti buoni direi, poi è mancato qualcosa nei successivi 15, adesso ne mancano 5 al termine. Valentina Landri, Rita Trombetta, Landri, ancora l'ex giocatrice della Nazionale, pallone per Coppola che viene fermata, l'elemento classe 86 nativa di Capaccio in provincia di Salerno, ha iniziato a giocare a 13 anni, ha vinto diversi campionati con il Salerno, gioca da molti anni tra le file bianco-blu. Rigore, ammonizione per Crosta, primo giallo di questa partita per la Feioni, l'esperienza di Coppola e un pochino di esperienza da parte di Crosta, questo abbiamo visto in questa situazione. Rita Trombetta per questo tiro dei 7 metri. Ecco. Era piazzato bene il pivot, sì. Aveva preso lo spazio adeguato. Ha preso l'interno. Sì, sì. Passaggio buono, ricevuto con una mano, si è girata, il fallo c'era. Fuori, che errore da parte di Rita Trombetta. Palla che è finita larga rispetto ai pali. E quindi Faioni che si salva in questa situazione, anche se sono 10 gol da recuperare. Niente, distanza incolmabile per le gialloblu. Di Luca, Crosta, Chiara Bonamano, Martina Crosta, la centrale, vedete Perno, playmaker della squadra. È stato chiamato un time out? O forse è stato un errore da parte della giuria? Adesso l'arbitro Pietraforte va al tavolo per parlare con i cronometristi, anche il giudice. Firma quindi il gioco. E nel frattempo chiedo a Maurizio, insomma, tu conosci bene Rupes, il tecnico del Salerno, che ha avuto diverse esperienze anche Rupes in Italia. Ha avuto esperienze in Italia anche per 4-5 mesi, allenò la nazionale femminile qualche anno fa, ma più che altro ha un'esperienza internazionale a livello di allenatori di Under 21 nazionale croata, Under 18, e fino all'anno scorso allenava in Polonia, una delle più forti squadre a Lubiana. Ha detto tutto a memoria Maurizio, non ha letto il foglio che ho scritto io con tutte le annotazioni, posso essere testimone, c'è anche il direttore Antonio Pentino che può confermare. Benedetta Di Luca, passaggio per Chiara Bonamano, prendiamo nella cronaca che interessa sicuramente di più. Scontro a fuoco, Chiara Bonamano con Casale, il giallo per credo un altro giocatore, Casale che è stata ammonita da parte dell'arbitro Pietraforte.
si riprende a giocare, crosta profondo rosso, guardate, le alzano la maglia praticamente Anna Giulia Francesconi. Crosta indica la posizione a Francesconi, che infatti si porta larga, forse per la penetrazione centrale di Crosta potrebbe andare in scavalcamento. Benedetta Di Luca, classe 98, Chiara Bonamano, fallo in attacco, blocco irregolare da parte della Faioni e quindi l'attacco da parte del Salerno. Adesso in questo momento, ultimi tre minuti per quanto riguarda questo primo tempo, Rita Trombetta sulla fascia destra, Lauretti dalla costa, c'è anche un'altra giocatrice che è Coppola, davanti De Somma, come detto, come pivot, dalla costa Flaioni con il 5-1 in questo momento, anche se Ferretti avanza, l'errore da parte di Lauretti, incisa l'uscita dai blocchi di Federica Ferretti, che ha dato fastidio alle giocatrici in maglia verde. 10 gol sotto la Flaioni, fuori Feoli, fuori Ferretti, dentro la B di Bartoli che prende il pallone, dentro anche Francesca Spizzico, rumore bianco va a sistemarsi nella zona di terzino sinistro. Enrica Bartoli, Martina Crosta, Anna Giulia Francesconi come terzino destro in questo preciso momento. Potrebbe la classe 86, vediamo se ci sarà un tiro, Crosta forza spazio e non tira però. Anna Giulia Francesconi non ci vorrà nemmeno lei, paglia Anna Giulia Francesconi, il contropiede di Romeo, Vittoria Romeo la mette dentro, 16-5, la segnatura numero 2 da parte della giocatrice del Salerno. Sbaglia ancora la Flaioni, che non segna dal gol del 5-8, parziale di 8-0 per il Salerno. È chiara la situazione, non servono altre spiegazioni per spiegare il momento che sta vivendo la squadra di Patrizio Pacifico. Comunque non si devono abbattere, perché ripeto, non è questa la partita per dimostrare il loro valore. Loro devono combattere con le squadre diciamo che hanno la loro stessa caratura tecnica. Sono anche giovani, è il secondo anno della massima divisione, l'importante è che atleticamente riescono ad arrivare alla fine con un discreto margine. Di Luca va in porta, Benedetta Di Luca, il gol del 16-6 che rompe un po' l'incantesimo dopo un parziale di 8-0. La Faioni torna a segnare con il gol, credo la giornatrice più alta della squadra, se non vado errato adesso, vado a memoria. Da fuori. Palla per il Salerno, ultimo minuto, mancano 45 secondi, c'è Lauretti che avanza, Lauretti va via, due uomini, gol, grande azione di Lauretti, però Feoni magari con una manata in più poteva andare ad evitare. Spizzico, Chiara Bonamano addosso a Pruster, anzi a Ferrari, che è in porta, non ha allargato sul secondo palo. La palla è giocata dalle maglie verdi, che controllano ultimi 20 secondi per quanto riguarda questo primo tempo. 17 gol del Salerno, 6 quelli della Flaioni, controlla, vediamo se ci sarà un tiro all'ultimo secondo per cercare il più 12, ma non credo sarà così, almeno per ora. Insomma, poi speriamo che la Flaioni possa uscire bene questa situazione. Trombetta da Massotti, la palla è lì, 2-1 e il primo tempo finisce qui. Il Salerno avanti nei confronti della Flaioni per 17-6, bene i primi 10 minuti, poi mancato qualcosa nei successivi 20 e teniamo quindi il secondo tempo. Ci vediamo tra poco per proprio a commentare il secondo tempo di questa partita. Fuori tutte le feste, le cose, sì, fine maggio, quest'anno probabilmente ci arrivava. La finale c'era Barcellona, che è la stessa club del Barcellona Calcio. Ok, raga, pronti? Partenza, giocatore. Siete domani in collegamento nel Palasport Insolita da Magnini, sta per riprendere il match tra Faioni e Salerno, è un punteggio implacabile nei confronti della squadra di Palazzo Pacifico, che è sotto per 17-6 rispetto alle campionesse d'Italia. Entrano in campo tutte le giocatrici, Faioni che
è già sul parquet dell'Insolita Magnini già da un paio di minuti. Adesso invece le giocatrici del Salerno stanno arrivando per andare sul 40-20 di via Papananelli per riprendere questa partita, che per quanto riguarda il risultato è già incanalata per la vittoria del Salerno, che sta per portare a casa i suoi primi 3 punti in questa stagione. Però ci sono tante cose da vedere in questo secondo tempo per capire più che altro la Flaioni a che punto è e cosa può fare in questo campionato. Il via è arrivato, Coppola, l'attacco del Salerno. Diego Flaioni ha disputato solamente il torneo Ente Fiera durante il precampionato, in cui ha affrontato diverse squadre, un torneo a 6 squadre, con mini partite. Flaioni è arrivata ultima, però quel risultato non ha creato preoccupazione al coach Civitavecchiese. Gomez, il tiro è subito gol dopo 23 secondi, il gol di Gomez che porta il Salerno sul 18-6. Flaioni che viene triplicata dal Salerno, 18 multiplo di 6, 6 per 3, 18, e purtroppo Flaioni è sotto di tanto in questo momento. La palla per Chiara Bonamano, c'è Martina Rosta, Enrica Bartoli, ancora lo scarico su Francesca Spizzico, una dei più giovani di questa squadra, la più giovane se togliamo anche le 2003 aggregate spesso alla prima squadra durante gli allenamenti. Gomez, Landri, da palla a questa parte, il tiro, palo colpito da Coppola, anzi Napoletano, che ha colpito il palo con Ramassotti, che ha fatto il binario, è andata sul palo alla sua destra. Bartoli, rumore bianco, la palla per Martina Rosta, riprende il pallone la giocatrice della nazionale italiana, ha giocato a Padova per la gara di qualificazioni mondiali tra Italia e Serbia, purtroppo sconfitta per le azzurre dei cittini d'Erviser. Chiara Bonamano rimbalza il pallone e poi lo riacchiappa da questa parte per Ferretti, mette Chiara Bonamano, avanza il tiro, fuori di poco, non credo l'abbia toccata Bruster, la palla è andata alla sinistra del portiere altoatesino, detto della giocatrice classe 84, che anche militato tra le file della Futura, lei che è di Schenna, città in provincia di Bolzano. Gomez, dalla Costa, il tiro e il gol, praticamente è volato a terra, Pina Napoletano per il gol del 19-6. Secondo me poi è iniziato praticamente come ha finito il primo, non è cambiato praticamente nulla rispetto all'intervallo, Maurizio. Diciamo che il Salerno non ha assolutamente abbassato i ritmi, anzi, la Flaioni è rientrata, ma diciamo non come l'inizio del primo tempo, specialmente in difesa, vedo un pochino dello scollamento tra le ragazze in fase difensiva. In attacco, purtroppo, non avendo, ripeto, una persona che riesca a tirare da una certa distanza. Ecco Rosta, poteva essere lei, niente, all'ultima arrivata Bruster, contropiede di Coppola, Ramassotti, Romina Ramassotti, direttamente da Vecianedia, ha arrivato questo tiro e riprende il pallone anche con il piede controllato, rimette in gioco il portiere albiceleste. Riprende Martina Rosta a iniziare questa azione dalla zona, siamo a praticamente 12 metri dalla porta, Chiara Bonamano, passaggio per Martina Rosta, ancora Leoni non riesce ad andare negli ultimi 6 metri del campo, Francesca Spizzico, Memole per Chiara Bonamano, il verbo è solitario, fallo in attacco, peccato. Non ho capito cosa hanno indicato. No, secondo me non era fallo, penso che abbia... Gomez, gol! Su Leghi Gomez, forse un'infrazione di doppia, ma non è stato un errore arbitrale, non era assolutamente fallo. Le urla di Patrizio Pacifico, andiamo in avanti, credo che abbia detto, adesso va anche a urlare verso il padre Renato, che è vice allenatore della squadra giallo-blu. Enrica Bartoli controlla, vedete ancora la fascetta, il polsino sul braccio sinistro. Spizzico non riesce a farlo uscire dal ginepraio. Bartoli allarga, Chiara Bonamano, e c'è Calimero Ferretti, passaggio per Bartoli, Enrica Bartoli, azione efficace. Servono i tiri da fuori, servono i tiri da fuori, la difesa chiaramente poi va con più difficoltà. Però Ramassotti nel frattempo sul tiro credo di Gomez, se non vado errato. Chiara Bonamano sbatte e fa l'attacco, sfondamento
Rigala Bonamano che stava per passare, poi è andata addosso alla giocatrice avversaria, era Antonella Coppola, il capitano della formazione bianco-blu. Attacca con il Salerno, Coppola che ha vinto 4 scudetti, 4 Coppa Italia e 2 Supercoppe. È stata anche premiata in passato con le benemerenze del CONI. Trombetta, Gomez, Landri, Dalla Costa, Landri, Coppola, Dalla Costa, Gomez in mezzo. Praticamente Costa sale in braccio a Valentina Landri e commette fallo. La classe 93, Valentina Landri avanza, gol, non la ferma nessuno, e la rete del 21-7 da parte di Valentina Landri, terzo gol per lei questa partita. Subito Flavioni che perde il pallone, contropiede, va subito Bartoli a cercare di intervenire su Coppola. Bartoli, va la Lavassotti, ma c'è stato il fallo, è fuori per 2 minuti, credo sia giusta questa decisione arbitrale. Sì, sì, è giusta, era un contropiede, per cui fallo durante la fase di elevazione e tiro, rigore ed espulsione temporanea. Ineccepibile decisione arbitrale, quindi Flaioni che adesso anche in finale numerica, la prima di questa partita per la Flaioni. Salerno che ha avuto 2 espulsioni temporanee nel corso della gara contro il Conversano in finale, ma ha vinto lo stesso. Gomez contro la Massotti avanza, il gol di Sulegi Gomez e siamo 22-7, la rete da parte della cubana, rete numero 6 in questa partita, aperta al massimo la giocatrice classe 94, è deputata di nazionale, ha solamente 16 anni, ha partecipato ai mondiali 2011 in Brasile. Lei è anche stata capitana per 2 anni della selezione centroamericana. Tanto suo marito è residente in Germania, anche per questa decisione di giocare in Europa. Sulegi Gomez ha anche giocato con la maglia del Nuoro. Anna Giulia Francesconi, la girata da parte sua, la parata poi di Monica Brewster, Coppola, troppi contropiedi in questo secondo tempo. Il gol di Antonella Coppola, prima rete per il capitano, 24-7 il punteggio, anzi 23-7 questo è il punteggio. Siamo 6-1 in questo secondo tempo, fuori Spizzico, dentro Di Luca, ecco la figlia dell'ex vice allenatore della CPC Massimiliano, Chiara Bonamano, Mara Bonamano, entrata anche lei in campo, vedete capello biondo misto con capello castano, vedremo così. Scherzosamente, la palla è per Chiara Bonamano che prova ad avanzare, ha visto un centimetro di spazio, poi viene fermata dall'accoppiata Gomez e Dalla Costa. Ed è sì, andiamo a Flavioni che è sempre sotto per l'espulsione temporanea di Bartoli, però sta per terminare questa espulsione temporanea, cioè questo periodo di infinità numerica. Chiara Bonamano prova a tirarla, ma c'è il fallo in attacco, quindi niente da fare. 7 minuti trascorsi all'inizio di questo secondo tempo, ancora il Salerno che va in attacco, il gol di Ilaria Dalla Costa che porta il Salerno sul 24-7, la rete, 7-1 di parziale, unico gol di Bartoli in questo secondo tempo per le gialloblu. Sven Benassi va a servire, cuore di mamma, e ancora i passaggi tra Chiara e Mara, fuori Chiara, dentro Bartoli con la Flavioni che ha sempre un uomo in meno, guardate la zona di pivot, non c'è nessuno. E dentro anche Feoli perché è terminata l'infinità numerica, per cui adesso si può andare a giocare anche sotto, vicino all'area di porta. Francesconi porta il pallone con il destro verso Bartoli, Bartoli fermata da Gomez, ancora Benedetta Di Luca, Sven Benassi per mano a buona mano, Benedetta Di Luca passaggio per Bartoli, Brewster la mette fuori, buona linea di passaggi per quanto riguarda la Faioni che ha cercato di tenere testa alla difesa del Salerno. Si ferma il gioco, l'arbitro controlla il cronometro e adesso c'è Brewster che ha recuperato il pallone e fa riprendere l'azione su Sulegi Gomez. Rita Trombetta, passaggio nuovamente per la cubana e poi Valentina Landri ad impostare questa azione dietro, nuovamente la riprende la giocatrice con la maglia numero 33 per il numero 9 di Coppola, Gomez, l'area chiappa, gol! Anche il destro su Sulegi Gomez, l'ha controllata bene con la mano non preferita, 25-7 con la segnatura che c'è stata, il fallo in favore della Flavioni che ancora prova ad andare in attacco per cercare quantomeno di tamponare il passivo che in questo momento è di ben 18 gol. Mara Bonamano, Di Luca, c'è anche Ferretti sulla destra, posizione di ala destra mancina, Bartoli subisce il fallo.
in mezzo a due avversarie, di prendere il pallone la fisioterapista per Chiara Bonamano, Mara Bonamano, altra fisioterapista, Di Luca, Ferretti, Mara Bonamano, Di Luca, Partoli va intendendo per Benedetta, Di Luca ci prova, Benedetta, Di Luca, il gol del 25-8, la doppietta da parte di Sven Benassi che l'ha messa dentro quando sono trascorsi quasi 10 minuti dall'inizio di questo secondo tempo. Quindi che sta cercando di trovare un pochino la quadra, un paio di azioni buone, prima ci ha provato con Bartoli, adesso con Benedetta Di Luca ha avuto miglior fortuna rispetto alla sua compagna di squadra che ha lo stesso ruolo. Landri, Coppola, Gomez, Dalla Costa, arriva nuovamente Valentina Landri su Leghi, Gomez, gol, un tiro a fil di palo molto potente. Serie di incroci per cercare di abbassare la linea difensiva e poi tiratore alto da terzino riesce con facilità a trovare la porta. Si riprende a giocare, fra un po' dico anche a Maurizio che a fine partita leggeremo milioni in campo di una e dell'altra squadra, per cui intanto inizia a prepararti tutto quanto, poi parleremo tra 19 minuti, visto che mancano questi al termine di questo match. Ferretti perde il pallone, ma c'è Benedetta Di Luca che va a terra, velocissima, la giocatrice coetanea, l'altro di Ferretti, visto che entrambe sono 19 anni. Mano a Bonamano e Bartoli, adesso i tifosi del Salerno si vanno a sentire prevalentemente con gli applausi. Mano a Bonamano ci prova, quasi in sottomano Ferretti, fermata dal portiere Brewster, Federica Ferretti, potrebbe essere il suo primo gol di questa stagione. Perde la palla il Salerno, scatta Bartoli e dà la mano per Bartoli che non ci arriva, cade con le ginocchia a terra Bartoli. Mano a Bonamano ci ha provato, però non è riuscito a dare il pallone, a dosarlo nella maniera giusta la giocatrice esperta della squadra Civecchiese, anche il ruolo di direttore sportivo. Dalla Costa, terzino sinistro verso l'ala sinistra dove c'è anche l'iniziativa da parte di Pina Napoletano alla narrafe Giuseppa. Dalla Costa e Landri, Gomez, ancora l'attacco del Salerno con Gomez dietro, lo scarico per Dalla Costa, allargo per Trombetta, fuori, sembrava già dentro. Bellissima, tutti concentrati sul tiro del terzino. La difesa ha chiuso verso il centro, compresa anche l'ala di difesa della Flavioni, e quindi ha trovato dalla parte opposta, ha trovato l'ala libera in attacco. Peccato che ha sbagliato il tiro perché è stata un'azione veramente bellissima. Però per fortuna va Flavioni, almeno è una partita come questa peccato, possiamo permettere. Peccato per la bellezza della costruzione dell'azione, ecco, tutto qui. Non volevo fare l'esperto, tu sei l'esperto, io sono magari un pochino più tifoso, tra virgolette. Era diciamo al di là del tifo. Ovviamente diciamo un totale simpatia e tranquillità. Il pallone per Federica Ferretti, riprende Mara Bonamano che trova un angolo insidioso, quello per Martina Ferre, però indovinato. Di Luca, Benedetta, Di Luca, il gol del 26-9 da parte di Sven Benassi. Grande idea quella di Mara Bonamano che ha allargato il gioco per Martina Feoli, poi è tornata in mezzo, Benedetta Di Luca l'ha conficcata, l'ha collocata alla destra del portiere nazionale. Quello che dicevo prima, bisogna allargare con queste squadre il gioco verso le ali in qualche modo, o con questi passaggi dalla parte opposta oppure con velocità in scalare. È l'unica, non avendo tiratori da fuori, ripeto, l'unica è quella di allargare il gioco, perché altrimenti siamo costretti a giocare uno contro uno in difesa e con queste difese forti non è fattibile. Gomez, Landri, Dalla Costa, ancora Valentina Landri, ha troppo spazio, è l'ennesima volta che ha spazio, forse gli schemi su Landri, ecco, infatti Pacifico si è leggermente arrabbiato, proprio a testimonianza di quello che stavamo dicendo. Il gol del 27-9, ancora Valentina Landri, pericolosissima, quarta rete per lei in questa partita per la giocatrice del Salerno che ha trovato una via della rete, classe 92, lega anche giocatrice di beach handball, con cui ha giocato spesso, ha anche vinto il bronzo a Iole de Mar nel 2015 agli europei di beach handball. Il tiro fuori, ancora Benedetta Di Luca. Altro, Valentina Landri ha giocato nel passato anche a pallavolo, rugby, ben dipendente dal calcio, per cui polivalente, un po' all'Andrea Castello che ci vecchia, che gioca a calcetto, gioca a beach tennis, gioca a pallanuoto. Mara Bonamano riprende il pallone, la centrale della Flavioni,
Enrica Bartoli, Benedetta Di Luca, fra poco scavaleremo, entreremo nella seconda parte di questo secondo tempo, ancora l'attacco da parte della Faioni con Feli all'ala sinistra e Ferretti all'ala destra, Di Luca come terzino destro, come terzino sinistro, Enrica Bartoli prova ad avanzare, lo scarico, colpo di testa di una giocatrice del Salerno. E peccato, peccato, non giocata benissimo questa azione con Dalla Costa che prova a cambiare il fronte dietro per Sulegghi Gomez, passaggio per Valentina Landre, larga il gioco per da questa parte, è rigore commesso, no non è rigore, non è rigore, è entrata nell'area di porta, il fallo di Ferretti, quindi non c'è stato Ferretti, fallo su di lei, giocatrice esile Federica Ferretti di corsa, per cui dal punto di vista fisico magari paga qualcosa, infatti stava quasi per perdere il pallone, però ha tenuto comunque botta ed è riuscita a conquistare il fallo. Benedetta Di Luca, time out richiesto da Patrizio Pacifico, quindi si ferma il gioco per un minuto. Maurizio, ma che dire, i valori, la differenza di valori si vede chiaramente, considerate che il Salerno ha i sette base e tutti i titolari nazionali. Atleticamente anche sono già in, vedo che sono già in ottima forma. Ripeto, la Flavioni deve pensare e si deve concentrare per partite importanti per la propria classifica. Questa è esperienza, questa partita serve per fare esperienza e per far crescere le ragazze. Sì, diciamo di Valentina Landri che è una storia molto particolare alle spalle, la giocatrice classe 92 che per oltre 250 giorni è stata lontana dai campi di pallamano per tumore maligno alla gola che non le ha consentito di giocare anche a Beach Pendle, come avete detto, una campionessa, una giocatrice che ama stare molto all'aria aperta, una questione particolare che l'ha causato anche dei problemi alla voce, lei è proprio la dimostrazione che ha saputo riprendersi da un problema molto grave, passato anche giorni molto bui, la giocatrice poi ha saputo riprendersi anche grazie alla palla a mano, è riuscita a tornare, questa è una bella storia di sport che è stata, preferiamo che giocasse un po' meno bene. E quindi la dimostrazione che la palla a mano può avere un valore che è al di fuori del campo, del gol, dell'azione che stavo vedendo proprio in questa partita. Chiara Panamano, passaggio per Ferretti, siamo entrati nella seconda metà di questo secondo tempo. Adesso gli applausi della macchina della Faioni, l'avanzata da parte di Enrica Bartoli, crosta il tiro, Martina crosta, secondo gol per lei in questa partita. La Faioni accorcia alle distanze, siamo 27-10. Con il tiro preciso e il rigore, fallo conquistato da Casale, rigore, tiro da 7 metri per il Salerno, ecco ci va Gomez che è sempre fredda da 7 metri, Gomez contro Lavassotti. Gol, ancora Gomez che arriva a quota 8 reti segnate in questa partita. Dentro Bulaga e fuori da Massotti nella Faioni. Crosta, ancora riprende il pallone d'Enrica Bartoli, chiama lo schema. Martina Crosta esce Spizzico dalla zona di pivot, prende il pallone, vedete anche Francesca Spizzico per il palleggio. E fallo in attacco della Flavioni con l'iniziativa può essere in favore del Salerno. Dentro Ferrari anche per le salernitane. Sulla destra il pallone, il tiro, il gol di Romeo. Due minuti di espulsione temporanea per Spizzico che va fuori per due minuti. Il gol che c'è stato da parte di Victoria Romeo per il gol del 29-10 per la squadra di Neven Rupez. Quindi Flaioni con un uomo in meno per i prossimi due minuti. Bartoli crosta, buona mano Chiara. Ovviamente sulla fascia destra Anna Giulia Francesconi, la piccola femmiferaia per Rumore Bianco che prova ad avanzare in mezzo a tre uomini, viene fermata Enrica Bartoli che prova a giocare alla linea tratteggiata, passaggio per Martina Crosta, profondo rosso per Chiara Bonamano, lo scambio più volte tra le due infermiere, ci manca poco per Chiara, però Martina già lo è. Anna Giulia Francesconi fuori, la mette Ferrari, il portiere del Salerno, giocatrice classe 93. Da questa parte Bulache, il portiere di Lazza, ci è arrivata, credo con la spalla, forse l'ha deviato, con la testa, di piede,
la deviazione da parte della giocatrice classe 2000 Andrada Bulache. Landri, il pallone controllato ancora dall'attacco del Salerno con Valentina Landri, il passaggio per Siriel Lauretti, Lauretti Matos, pallone per Gomez, Landri e il tiro, il gol del Salerno con non a rete trombetta, è assegnato Vittoria Nomeo. Classificazione in superiorità numerica, scalare da un'ala per mandare al tiro l'ala opposta con passaggi in velocità al fine di far raggruppare la difesa da un lato e smarcare l'ala dall'altro dal lato opposto. Fallo su Crosta, 2 minuti, espulsione temporanea per il Salerno, va fuori Casale fuori per 2 minuti. Bella iniziativa di Martina Crosta che va anche a battere il rigore che si è conquistata, buonissima penetrazione sulla destra, anzi lascia il compito Martina Crosta ad Anna Giulia Francesconi che va alla battuta di questo tiro di rigore. Ferrari contro Francesconi, la parata di Ferrari, Francesconi, Anna Giulia Francesconi, la rete del 30-11, la prima non va, la seconda invece va dentro per la classe 1999. Fuori Ferrari e mette il portiere di movimento del Salerno per mettere la vita numerica in attacco. Prova gli schemi il Salerno, possiamo dirlo tranquillamente. Sicuramente, adesso è una palla a mano, un po' di tempo che molte squadre ben attrezzate anche come organizzazione di gioco utilizzano questo espediente, quando hanno l'uomo in meno in attacco fanno il cambio col portiere, per cui giocano in parità numerica in attacco senza portiere. Landri ancora, lei viene fermata dalla Flavioni, metto la campionessa di Beach Handball, azione dai 9 metri per il Salerno. Landri adesso Salerno che era la superiorità numerica perché è rientrata la giocatrice che era fuori. Lauretti era Romeo da questa parte, il tiro fuori, il tiro da parte del Salerno che rimane in attacco. Vediamo come sviluppa l'azione, siamo in una zona un po' antipatica per noi perché c'è la vetrata che ci impedisce di vedere cosa accade sulla linea sinistra del campo. Landri, Gomez, adesso il Salerno che attacca con 6 uomini, quindi ancora partita domenica perché non era entrata la giocatrice visto che manca il portiere. Il tiro gol a sorpresa realizzato da Vittoria Nomeo e siamo 31-11. Avviene da subito attacco Crosta, passaggio per Enrico Abbatto, arriva a terra e c'è il fallo, vediamo se c'è qualcosa di più. Fuori per 2 minuti Romeo, fa fuori l'ala destra mancina del Salerno, pallone per la Flavioni con Spizzico che si impossessa del pallone. Adesso saranno in 5 con 5 giocatrici, 5 col portiere. In difesa, sì. Adesso ci vorrebbe ecco, uno scalare da un lato per liberare il lato opposto. Perché paradossalmente è più difficile con la doppia superiorità numerica. Ecco, adesso entra, vedi. Pallone Anna Giulia Francesconi, siamo 12-31. Con il punteggio ancora a segno la piccola Femi Ferraia, 4 gol per lei in questa partita, il secondo consecutivo per quanto riguarda Faioni per Anna Giulia Francesconi. Adesso il Salerno che prova ad andare in attacco, è rientrato uno dei due giocatori che era fuori, le due giocatrici che era fuori ovviamente. 9.35 da giocare sul cronometro, palla a sinistra, adesso il passaggio a Lauretti, è sola De Somma, Bulache a pelle d'orso su De Somma, scontro tra le due giovani giocatrici, De Somma è classe 2000 come Bulache, ha sbagliato il pivot bianco-blu, time out richiesto da coach Neven Rupez e ne approfittiamo visto che siamo in garbage time, domani domenica sarà una giornata molto importante per te Maurizio. Ah sì, domani abbiamo un torneo internazionale master a Roma in ricordo di due carissimi amici soprattutto e grandissimi giocatori, Giancarlo Lavini che purtroppo è deceduto l'anno scorso
e l'altro giocatore è morto 2 anni fa, sempre ex nazionale. È un torneo internazionale per il quale abbiamo tenuto molto, anche a livello federativo per l'organizzazione. Partecipa la squadra di Budapest, partecipa la mia squadra Roma Handball, una mista ex nazionali master team italiana, la squadra della Lazio, i giocatori più grandi della squadra della Lazio che attualmente milita in A2. Ci saranno anche 3 squadre femminili, provenienti anche alcune giocatrici provenienti anche da Bolzano, Bressanone e Rovereto. Ok, si è ripreso a giocare, quindi questo appuntamento domani, cioè per voi è già finito visto che andiamo alla partita durante la settimana e poi ovviamente daremo spazio anche alla pallanuoto Master. Mi sono abituato alla pallanuoto seguendo le vicende dell'Europa Sporting Roma. Qui ci sono molti chiesi con a commentare con Crosta, passaggio a ricabatto di Martina. Crosta 13-31. Si è un pochino sbloccata Martina Crosta che non riusciva a segnare nel corso di questo match, ha realizzato il gol del 2-2, adesso quello del 10-27 e poi quello del 13-31. 2 gol intervallati dalla doppietta in sequenza arrivata da parte di Anna Giulia Francesconi, ultimi 8 minuti di questa sfida, il Salerno che è ancora a sete di gol. Fame di gol, la formazione di Rupez, Gomez, che parla da questa parte, il gol realizzato da Napoletano, 32-13, ormai difficile contare tutti i gol, Enrica Bartoli, 14-32, ormai tantissimi i gol in questa partita, con la quarta rete di Enrica Bartoli. Parziale di 15-8 per il Salerno in questo secondo tempo. Fleming ha iniziato male, è andato sotto per 6-0, poi piano piano ha rosicchiato qualche lunghezza alla formazione Campione d'Italia. Adesso dalla macchina si va a sentire Romina Massotti, soprattutto all'indirizzo della sua collega Andrada Bulache. Attacco da parte del Salerno, si va a sinistra, ancora il tiro e il gol di Napoletano, si è fatta per fare a Floni sulla fascia e anche sul primo palo per quanto riguarda Bulache. Siamo 14-33, ancora la segnatura, come detto 7-20 da giocare, ma ho detto poco da commentare per quanto riguarda questa partita. Vediamo ci sarà insomma qualcosa da vedere, qualche novità. Vediamo se potrebbe entrare Maluzzella in questi ultimi minuti. La maglia ce l'ha, insomma, tutto quanto. Il gol di Martina, crossa per il 15-33. Ancora la rete da parte della giocatrice azzurra. Il fallo in favore delle campane. La sentina ancora del pubblico di Civitavecchia, così quello di Salerno, un pochino allentata la tensione per il risultato netto in favore delle maglie verdi. Ancora 2 cambi per quanto riguarda Coach Rupez. Gomez con il destro ad allargare per Vicky Romeo, insomma questo è il suo soprannome. Falli in attacco del Salerno, qualcuno è entrato dentro mi sa? Il pivot del Salerno ha passeggiato nell'area, quindi difesa, palla alla difesa, era un fallo diciamo anche un po'... diciamo senza problemi, nel senso che era semplicissimo perché non c'era una fase di uomo che spingeva, per cui è stato veramente un errore molto molto banale. Martina Crosta, passaggio per Chiara Banamano, è entrata in campo Benedetta Di Luca a posto di Spizzico sull'ala, adesso c'è Enrica Bartoli. Poi considero questa cosa, di solito è la più giovane che va là, che invece la più esperta di mano stretta. Fallo in favore della Feoni, Crosta, Bartoli. Vediamo se c'è tiro franco, forse? No, in realtà si gioca ancora Benedetta Di Luca. La palla sul palo, deviazione con la punta delle dita da parte di Ferrari. Casale, Lauretti, allarga ancora a sinistra. Siriella Lauretti, la giocatrice del Salerno che prova ad impostare. Attacco del Salerno che ha cambiato poco rispetto all'anno scorso, è stato l'addio di Avram che adesso è collaboratrice di Rupez. Il tiro fuori di poco, ci ha provato il Salerno, conclusione
da parte della nuova entrata, giocatrice giovanissima, Stellato, crosta, subisce fallo, parapiglia nella zona nevralgica del gioco della Flaioni. Martina Crosta, Benedetta Di Luca, Riga Barto, ormai come ala, non l'avevo mai vista ala Riga Barto. Crosta il tiro, Ferrari con le braccia larghe, devia. Riga Bartoli è un giocatore che si adatta in ogni ruolo, tranne il portiere è capace di poter giocare in qualsiasi ruolo, dall'ala al pivot a terzino di mano contro mano. Lancio completa. Di Bulacche per Anna Giulia Francesconi, Anna Giulia Francesconi, la rete del 16-33 da parte della Flaioni, quinto centro per Francesconi, vediamo il gioco si ferma, palo colpito da Carmen Stellato, la giocatrice classe 2004 addirittura, in passato ha vinto lo scudetto under 12 con la maglia del Salerno, risultando miglior terzino e capocannoniere della fase finale del campionato tricolore. Lauretti, Casale, Trombetta adesso come terzino invece che ala, lo ha giocato per quasi tutta la partita. Spinte di Bartoli, guardate che garra. Bulacche, ma c'è il rigore per il Salerno. Gesto di stizza di Bulacche, motivato, insomma, ha parato bene. Secondo me neanche era, diciamo, un fallo da rigore. Non c'è stato un fallo da far decidere gli arbitri, non capisco perché abbiano concesso 7 metri. Lauretti contro Bulacche, gol, palla sopra la testa di Bulacche e la segnatura di Siriel Lauretti. Siamo 16-34. Salerno che sta ancora doppiando la Flaioni. Dentro nuovamente la Massotti, il pallone per le maglie bianche che provano ad avanzare, 3 minuti e 5 da giocare ancora in questa partita, poi andremo in conclusione di questo match. Crosta, Di Luca, nuovamente Martina Crosta, prova ad avanzare, provando rosso, si perde la palla, poi va a terra, la spinta di Trombetta, Francesconi, eccola Anna Giulia per la battuta di questa rimessa in gioco. Chiara Bonavano, Martina Crosta, Benedetta Di Luca, Enrica Bartoli. A mente per Enrica Bartoli, ci mette la bella parata con la gamba sinistra di Elisa Ferrari da parte del portiere cresciuta palestinamente con la maglia del Bazzano. Poi Ferrari è dosso buono per lei, ha giocato anche in nazionale. Con il dosso buono ha conquistato anche la Serie A qualche anno fa. L'anno che la Flaioni conquistò la Serie A, perché dosso buono visto il concentramento di Teramo. La palla è per Crosta, recuperata bene la Crosta, da Giulia Francesconi, prova avanzare verso la parte fermata, da Giulia Francesconi da parte di Trombetta a fallo, l'espulsione temporanea nei confronti di Trombetta che deve andare a riposare per 2 minuti. Subito numerica adesso per la Flaioni che prova ad avanzare per cercare di diminuire il passivo nei confronti del Salerno, da Giulia Francesconi pronta a rimettere in gioco questo pallone. Di Luca va fuori, dentro Martina Feoli, si riprende a giocare Martina Feoli, adesso va sulla sinistra che è il suo ruolo naturale, Enrica Bartoli quindi può tornare a posizionarsi come terzino sinistro, la palla per Federica Ferretti, passaggio per Chiara Bonavano, ancora Anna Giulia Francesconi riprende questo gioco per quanto riguarda Feoni che va all'attacco con Enrica Bartoli, 1.48 da giocare in questo match, scontro a fuoco con Casale, Bartoli prova a spostarsi, sfondamento di Bartoli, girata di schiena, andata addosso all'avversaria. 1.30 sul cronometro, fuori Ferrari e dentro giocatrice di movimento che può quindi portare il Salerno in parità numerica in fase di attacco. 1.20 da giocare, Casale, passaggio per Romeo e Casale, dentro per De Somma, Romeo allaga Casale sulla sinistra, il tiro, Ramassotti, il rigore però, fallo di Federica Ferretti che protesta platealmente nei confronti degli arbitri, braccia larghe, Calimero da sentire pacifico, che secondo il coach forse ha sbagliato Ferretti. De Somma contro Ramassotti, gol di Erika De Somma, anche lei a segnare in questo match, 35-16. Commento finale di Maurizio Pronunzio, visto che fra poco finisce questa partita. Vabbè, e anche Emiliano in campo. Nota positiva, atleticamente già la Flaioni è a buon punto. Ancora hanno corsa, hanno velocità,
le ultime azioni sono state prodotte in contropiede, per cui diciamo che la nota positiva dal punto di vista atletico c'è. Devono sicuramente migliorare in difesa contro squadre che hanno tiratori da fuori, devono migliorare la difesa. E per quanto riguarda l'attacco e i meccanismi d'attacco, vediamo la prossima volta con l'ingresso e l'inserimento. Fuori per due minuti Stellato nel frattempo. Fuori per due minuti Stellato. Emiliano in campo? Per quanto riguarda il Salerno, per me la Landri. Per lo sport è finita, Salerno ha battuto Fleni per 35-16. La Landri per vari motivi, anche per quello che tu hai detto, se lo merita sicuramente. Per la Flavioni penso Enrica Bartoli è stata la più completa sia in attacco che in difesa, e una bella partita anche per la nuova portiera, la Ramazzotti, si è mossa bene soprattutto anche contro i 7 metri, contro i rigori. Ok, quindi grazie Maurizio Ronuzio per il commento. Prego, tecnico. Buonasera. Bravo. A tutti. Ti vorrei riconfermare le prossime partite magari. Quindi ringrazio Francesco Massarelli e Giordano Polivazzi, grazie all'occhio di aver visto questa partita. Un saluto da Giovanni Mimpinelli.